Ciao a tutti ragazzi, dovremmo essere entrati online. Eccomi qua. Ciao. Allora, ancora veramente aspettiamo un paio di minuti massimo, intanto c'è un po' di sottofondo musicale e poi dopo si parte questo viaggio bellissimo. E 34, il numero dei presenti sta salendo, abbiamo ancora un minuto accademico, ai 35 partiamo. Ho già promesso a tutti che questa sera la serata sarà più corta dell'altra volta, anche se è Pasqua, comunque vogliamo essere più brevi, l'ho promesso, prometto che ce la faremo ragazzi, tante cose da dire ma sarò più breve. C'è la mia co-presentatrice che deve farmi dei gesti ogni volta che mi dilungo, quindi saremo svizzeri. Siamo tipicamente svizzeri, noi. Sto cavolo. Ciao Ale, ciao Ivan, ciao Michele, ciao, ciao a tutti ragazzi, ciao a tutti. Ciao Pietro, ciao Fabrizio, ciao Cristian, grande Cristian, anche Cristian ha finito il lavoro, è andato a mangiare i bimbi ed è qua con noi. Ah, alla grande ragazzi. Hai una
Allora, ragazzi, ci siamo, si parte. Allora, dovevamo fare festeggiare una Pasqua in maniera un po' diversa e infatti ho voluto regalarvi questo viaggio virtuale che per me ha un valore incredibile perché comunque tutti coloro che hanno avuto il piacere di essere stati a Grenada e di aver visitato Rivers, io penso che anche se non si è strettamente amanti del rum, è un viaggio che rimane perché è un salto indietro nel tempo di due secoli. E quindi eccoci qua. Marco Graziano, levideroom.it, l'ennesima avventura virtuale. Vi avevo promesso due co-presentatori, purtroppo uno, che è il mio fratellone Leonardo Pinto, non riusciamo a farlo collegare perché abbiamo avuto nei test problemi di connessione purtroppo insormontabili, quindi ci sta ascoltando, vi saluta tutti e quindi parlerò io per lui, tanto sapete che siamo su tante cose, siamo una voce unica. Mentre invece la co-presentatrice, che tanti già conoscono, la piratessa Anna, eccola qua, che vi saluta direttamente lei. Ciao ragazzi, si va a Grenada, Isola delle Spezie. Tutti pronti? Via. Ok. Allora, quindi, eccolo qua. Il progetto di portarvi in questo viaggio a Grenada ovviamente nasce da un'idea di volerci tornare e con tutte le informazioni che vi racconterò questa sera, quindi il contenitore di più cose di cui parleremo stasera è proprio il contenitore che poi andrà a materializzarsi l'anno prossimo, perché uno dei viaggi della strempellata comitiva Le Vie de Rhum sarà proprio anche Grenada, quindi purtroppo quest'anno la Giamaica, la Martinica, Madeira sono saltati, verranno riproposti l'anno prossimo sicuramente, cioè a meno che, insomma, sicuramente, punto, ma soprattutto si aggiungerà anche quello di Grenada, perché ho avuto delle risposte da alcune cose che vi spiegherò stasera positive e quindi anche una settimana passata sull'isoletta di Grenada sarà ricca di cose. Allora, quindi, io direi che iniziamo, Anna. Vai. Ok, perfetto. Siamo a un ottimo numero, quindi si parte. Allora, innanzitutto iniziamo un attimo a fare il quadro della situazione, di dove e di cosa stiamo parlando. Ovviamente siamo nei Caraibi, siamo nella parte delle piccole Antille, o meglio, quel gruppo di isole che si trovano tra la parte del Sud America, quindi il Venezuela, il Brasile, la Guyana, britannica e francese, e le grandi isole caraibiche, quindi Porto Rico, Hispaniola, Santo Domingo, Cuba e la nostra amatissima Giamaica. E come vedete in questa slide, la parte di Grenada dove ci andiamo a interessare questa sera è nel basso della slide. Vedete che si parte dalle più famose: Guadalupe, Dominica, Martinique, Santa Lucia, Barbados e poi Saint Vincent e le Grenadine e Grenada. Queste Grenadine che sono proprio divise in due parti, perché una parte fa parte del comprensorio, diciamo, di Grenada e una parte invece quello che è Saint Vincent. E infatti in questa slide andiamo a vedere proprio quello che è la formazione, la parte di Grenada che ci interessa, dove c'è l'isola grande che è divisa in sei parrocchie, uh-huh. E poi abbiamo la parte più in alta che fa parte delle Grenadine, dove ci sono queste altre piccole isoline con cui troviamo anche Carriacou e la Petite Martinique. E infatti le sei parrocchie e Carriacou insieme con Petite Martinique sono i sette distretti, se così si può dire, che formano Grenada. E sono infatti, come vedete nella bandiera
tipica, una bandiera tipica perché per quello che ha disegnato, che è la noce moscata, abbiamo sette stelline che sono i sette comprensori e quel disegno particolare appunto che è la noce moscata. Infatti al mondo Grenada è conosciuta anche come l'isola delle spezie, è proprio famosissima per la sua esportazione di noce moscata, che nonostante sia un'isola abbastanza piccola, 344 km quadrati, vedete i paragoni magari con quello che può essere la Martinica e Guada, un quarto qua, tra un terzo e un quarto, però ha un'esportazione di noce moscata che al mondo è secondo solo all'Indonesia, se non erro, che non mi ricordo male. La seconda esportatrice. Esatto, la seconda esportatrice al mondo. Geograficamente il suo punto più alto sono gli 840 metri del Monte St. Catherine, che si trova, diciamo, più o meno a centro isola, isola che è completamente di origine vulcanica e proprio grazie a questo una grandissima fertilità che la porta a essere, oltre che in quello che ci interessa a noi, importante per la canna da zucchero, ma soprattutto anche ricca di tantissime altre cose, come andremo a vedere tra poco nella scarrellata della photo gallery, delle foto che ho fatto nel mio viaggio. E cosa molto importante e sotto certi punti di vista anche triste, Grenada fa parte in quel pezzo di Antille, in quel pezzo di Caraibi, il particolare negativo di essere esposta all'Hurricane Belt, cioè alla cintura degli uragani. E È infatti, l'ultima che si è esposta a quella Hurricane Belt lì, ed è lì picchia molto violentemente. esatto. E infatti proprio oltre a diversi uragani nel XX secolo da cui è stata colpita, soprattutto quello del 7 settembre 2004 ha fatto il disastro più grande, creando dei morti, dei grandissimi disagi, ha distrutto gran parte di St. George, la capitale, e comunque ingenti danni su tutta l'isola. E questo è il discorso. Ovviamente per arrivare a capire, anche per fare la connessione del perché il rum rivers, o meglio come è chiamato in loco, quindi con il rum prodotto dalla distilleria River Antoine, ha questa origine particolare, seppur è un'isola anglofona, infatti fa parte ancora tuttora del reame del Commonwealth, quindi né più né meno è un'isola che è indipendente, ma che però comanda la regina. Ha un suo primo ministro che prende decisioni, però la signora dall'altra parte in UK è quella che gestisce tutta la baracca, infatti è un reame del Commonwealth. Però la sua storia è altalenante. E io qui con questa immagine, diciamo particolare, Nostro amico. con questa immagine particolare, ho scelto questo binomio proprio per raccontarvi un po' la storia dell'isola insieme con Anna. E infatti, ovviamente, si parte dall'inizio, o meglio, è sempre lui dalla parte di là, quindi Cristoforo Colombo, che nel suo terzo viaggio, 1498, se non ricordo male, la trova e la ribattezza Concepcion. E la storia, diciamo, dei nostri giorni poi si va a concludere con un fatto che per me è rimasto famoso, perché sapete, chi mi conosce, che sono un divoratore seriale anche di film, si va a concludere con le vicende narrate nel film Gunny, il sergente Gunny interpretato da Clint Eastwood. Quindi siamo nel 1986 il film e i fatti sono quelli del 1984. Anna, ci puoi dire qualcosa? Allora, sì, sostanzialmente dopo una serie di, diciamo, di alterne fortune, i primi che occupano l'isola sono i francesi, perché in realtà ci arrivano per primi gli inglesi, ma vengono, diciamo, sconfitti dagli abitanti dell'isola, che sono i Caribi, come c'erano nelle altre isole, però qui erano particolarmente, diciamo, insomma, disposti a difendere le proprie terre, per cui gli inglesi sono stati cacciati. Qualcuno dice anche che fossero cannibali, per cui gli inglesi non sono più tornati per questo motivo. Poi i francesi arrivano e arrivano da Martinica. Arrivano già con un bagaglio, diciamo, di lavorazione zucchero e rum, produzione rum già da succo di canna notevole, però siamo già intorno al 1720.
Diciamo che i francesi rimangono fino a che poi non tornano gli inglesi, quindi anche qui alterne fortune. Alla fine si arriva a uno stato di indipendenza, come diceva Marco, che siamo negli anni 60-67, in cui sostanzialmente l'isola è sempre di dominio inglese, per cui del Commonwealth, però all'inizio è totalmente controllata dalla regina. Poi è uno stato in cui in realtà diventa indipendente, però sempre con il controllo della regina e un primo ministro, fino a che c'è, diciamo, un personaggio che viene alla ribalta, che si chiama Bishop, più o meno siamo alla fine degli anni 70, inizio anni 80. Ecco, lui sostanzialmente fonda un partito rivoluzionario e poi fa un colpo di Stato tra l'82 e l'83 e fonda un governo rivoluzionario del popolo. Questo, diciamo, governo si prefiggeva di nazionalizzare un po' tutto quello che era, di rendere di Grenada tutto quello che era di Grenada, per cui le distillerie, gli zuccherifici, tutte le produzioni. E diciamo che è stato un colpo di stato piuttosto cruento, in cui tante persone sono morte e è intervenuta perfino l'America, come diceva Marco, che poi questo è ricordato proprio in quel film. In America era l'epoca di Ronald Reagan. Ronald Reagan intervenne, diciamo, un po' a gamba tesa con un intervento che a tutt'oggi è considerato, diciamo, anche abbastanza risolutivo, però in quel momento l'ONU bocciò l'intervento di Reagan e diede, diciamo, un sonoro ceffone all'America e anche una bella multa, perché in realtà non aveva rispettato le regole. Per cui la ribellione si placò così. Alla fine si fecero libere elezioni, per cui comunque lo stato di Grenada tornò a votare, ritorna tutto in mano agli inglesi e oggi però è uno stato indipendente sotto il governo della regina. Quindi diciamo che il tutto si è risolto in quei 5 anni e fu tutto molto cruento, però diciamo che in quel momento lo scossone venne subito non solo dalla popolazione ma anche dalle produzioni. Tant'è che bruciò, per esempio, l'Habitation de River, bruciò anche quella dell'altra distilleria di Grenada Distillers, per cui fu, diciamo, un evento che cambiò profondamente la storia di Grenada. Tipo È un po'. ai giorni nostri, perché poi le distillerie pian piano si sono tirate su e ognuna adesso ha una sua identità precisa, però è stato un bello shock per una comunità che comunque prima era tranquilla, tutto sommato ha fatto un po' di differenza questo, ha fatto una bella rottura. Esatto, perfetta, perfetta e sintetica. Vedete che lei ha l'anima della Svizzera precisa, non si perde, non come me che mi perdo in particolari. Sapete che curioso come sono. Infatti, la cosa che a me, il primo ricordo che ho di Grenada, infatti, è quello che mi lega proprio all'operazione Urgent Fury, no? La Furia Urgente, che è quella che nell'84. Tra l'83 e l'84, appunto, manda Reagan, ed è quella che la strampalata banda di Clint Eastwood, tra cui il musicista Mario Van Peebles, mi sembra che era, che gli strappa l'orecchino quando gli sta addestrando, quando poi si credono che è tutto uno scherzo, invece partono veramente per una missione perché devono andare ad atterrare a Grenada e quindi riportare la pace. Riportare la pace, che tutto questo casino, alla fine Reagan, poi la paura di Reagan qual era stata? Era stata semplicemente che si creasse un'altra isola troppo filocubana oltre Cuba e quindi lui vuole intervenire all'americana. Si rende conto che la cosa gli era scappata un po' di mano e infatti poi nei 5-6 anni successivi, diciamo, no, diciamo, realmente il popolo di Grenada riceve svariati decine di milioni di dollari come risarcimento a quello che avevano combinato, però ormai l'avevano combinato e quindi questo è. Ultimissimo particolare, che è una cosa simpatica, proprio così come connotazione geografica, è quello proprio che i francesi che apportano quello che è la loro idea di Roma, ma soprattutto quando arrivano in quel di Grenada, fondano un porto che è Port Royal, che si trova nella parte sottovento dell'isola, quindi dove c'era Saint George. Per capirsi, vi faccio vedere la slide, quindi vedete dove c'è la capitale, quindi che è scritto in nero Saint George,
dove c'è anche la Grand Danse di St. George, che è una delle 10 spiagge più belle al mondo, vi posso garantire che è una roba fantastica. Io ho avuto la fortuna con il mio lavoro e la mia passione per il rum di girare parecchio, ed è una spiaggia veramente, veramente stratosferica, stratosferica. In chat so che c'è qualcuno che è stato con me a Grenada, quindi può confermarvelo nella chat pubblica, vi ricordo quella privata solo per le domande. Di là, libero arbitrio, scrivete quello che vi pare. E bene. Cosa, Marco, che non abbiamo detto è che poi tutto torna, anche la distilleria di River, alla fine di tutta questa rivoluzione, torna in mano anch'essa al padrone che era precedente. Ecco, quindi nonostante la rottura, bene o male, poi tutto si risistema. Esatto. E Marco Paoletti ci fa una domanda giusta, perché è inerente a quello che avevamo detto, ovviamente Grenada. Grenada, abbiamo detto che Colombo la battezza come Concepción, poi gli spagnoli, che avevano una fantasia incredibile in quel periodo, dalla loro fantasia clamorosa che avevano, l'isola, o meglio l'entroterra di foresta di quella che sarà Grenada, assomiglia a loro, a quello che è l'entroterra di Andalusia, sì, esatto, non si sa come. Di Granada, e allora la battezzano Grenada, cioè proprio una fantasia estrema, veramente. Quindi da lì nasce il nome Grenada, che poi i francesi tengono e la chiamano la Grenade, esatto, e quindi andiamo avanti. Allora, in questa slide, per entrare nel comparto fotografico della serata, perché praticamente, come vi avevo promesso, è una cosa molto più emozionale questo viaggio, infatti diciamo di parole scritte non ne troverete quasi più, anzi c'è ancora un pochissimissimo, quindi sono solamente fotografie e racconto. Quello che vedete nella slide alla vostra sinistra, appunto, è il muro e il campanile che è rimasto della chiesa a St. George, e proprio con l'uragano Ivan del 2004 miracolosamente tutta la chiesa è stata portata via ed è rimasto intatto solamente il campanile. Questo per loro è stato comunque un segno divino, essendo comunque un popolo che è molto 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 cattolico, molto credente, come tutti i popoli caraibici, questo, ed è un particolare molto interessante. Quando verrete a Grenada, a St. George, vi farò vedere il campanile, a meno che non arriva un uragano che se lo porta via anche quello, ora quella è sfiga, ma è un'altra storia. Mentre invece con una popolazione totalmente nera di origine africana e che sia cattolica di religione, almeno per il 60%, perché poi ci sono anche altre religioni, però non è una cosa che succede spesso alle Antille, questa. Eh sì, 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 no, vero, assolutamente. E la foto invece che vediamo a fianco, questo simpatico commerciante con una moto, diciamo, a tre ruote, è appunto un venditore di ghiaccio, ed è veramente, veramente simpatica, perché sono queste motorette, insomma, questi lavori abbastanza inusuali, che però si possono trovare ai Caraibi e soprattutto, in questo caso, a Grenada. Qui, come vi dicevo, questa foto non rende assolutamente merito. È stata una foto che ero mezzo addormentato in spiaggia. Pensate che di tutto il tempo che ho passato ho fatto una foto solo al mare. Quindi il perfetto contrario di chi farebbe qualunque turista al mondo. Però si vede che spiaggia completamente bianca, il colore turchese. Quindi è proprio la classica immagine di foto caraibica, e vi posso garantire che, a parte il jet ski che vedete svolazzare, è veramente uno spettacolo di ansia, veramente è meritata nei primi 10 al mondo. Allora, Gabriele ci fa una domanda, l'amico di Gabriele Rodani di Rinaldi ci fa una domanda che però diremo più avanti, diremo dopo in fondo. Gabriele, mi dispiace, ma o lo senti registrato, devi arrivare in fondo per avere la risposta alla domanda che mi hai fatto. Quindi andiamo avanti, eccoci qua. Quando eravamo là, era il 7 febbraio, mi sembra, o eravamo vicini al 7 febbraio, ed è proprio l'anniversario dell'indipendenza. Quindi questa foto è del 2016, se non è, sì, è del 2016, quindi era l'anniversario dell'indipendenza del 7, che viene festeggiata il 7 febbraio dal 7 febbraio del 74 in poi. E infatti
andando avanti, seno nero, giusto? Va bene, quindi i conti fatti sì. Non mi interessa. E la cosa bella è che tutta la città, tutta la zona si veste, viene ripitturata con i colori locali, con i colori della bandiera. Infatti vedete che c'è sempre il rosso, il verde e il giallo e immancabilmente c'è sempre disegnata la noce moscata da qualche parte. Questa è una cosa veramente, veramente bellissima e a tema. Soprattutto anche perché io mi ricordo tutte le carovane di bimbi che andavano a scuola in quei giorni ed erano tutti rigorosamente in abito scolastico, ma vestiti colorati della bandiera di Granada. Quindi un'immagine meravigliosa, meravigliosa, meravigliosa. Qui siamo per le strade di Granada, anche per capire la popolazione locale. Questo è un classico banco del pesce, come nei nostri mercati. Quindi è giusto per salutare gli amici della Drink Factory, Giovanni Ceccarelli e Federico Mastellari, vedete, nei perfetti canoni dell'HCCP, tutto perfettamente rispettato. C'è anche la bilancia, ci sono i sacchetti, il coltello, il tavolo antibatterico, c'è anche una vasca con un po' di ghiaccio dentro, quindi tutto in perfetta norma. E qui invece iniziamo ad allontanarci da quello che è la città vera e propria, quindi, o meglio la città, quello che è il complesso con densità abitativa un pochino più alta, e abbiamo uno snack bar on the road, cioè un pentolone messo su, e quindi chi passa può fermarsi in base a quello che c'è da mangiare, se volete fate un ristoro, un break e via. E qui invece siamo in un altro particolare, qua siamo a Goiav, quindi nella zona sottovento, quindi nord-ovest dell'isola, ed è il Fish Friday, cioè il venerdì sera dove c'è festa, ogni venerdì sera viene fatta festa, e quindi si può andare per strada, c'è musica, si balla, c'è il pesce, i prezzi ovviamente sono altamente concorrenziali perché comunque è un Fish Friday nato per la gente del posto come festa settimanale, quindi assume un po' l'importanza, diciamo, di quello che è il nostro sabato sera, e in molte zone caraibiche, soprattutto anglofone, ma in diversi posti, anche per dirmi, viene in mente quello di Austin a Barbados, bellissimo, qui è ancora più pittoresco perché siamo proprio in un piccolo paesino di tutta gente locale, quindi dove arrivi e salti in un film. E infatti in queste due foto in cui c'era il mio compagno di stanza, che saluto, il nostromo Jonathan Abarbanel, grandissimo professionista del bar, ideatore insieme con i suoi fratelli del Le Rouge, prima a Genova adesso anche a Milano. Ho messo la foto perché non perché ci siamo noi, ma perché è il classico baretto e il sound system, quindi vedete l'ignoranza, l'influsso giamaicano, l'influsso anche un po' portoricano, un po' boricua, quindi grossi sound system messi in strada, musica, passi, se vuoi fermarti a ascoltare musica, ascolti musica, oppure ti bevi la tua birra, mangi qualcosa e via, si riparte. Quindi proprio per dare un po' l'idea di quello che è il territorio e l'ambiente meraviglioso di quest'isola, che a mio punto di vista fortunatamente è poco, o meglio, non c'è un turismo intensissimo, e quindi è ancora un grande livello di vivibilità, e soprattutto vedi ancora quello che sono un vero scorcio dei Caraibi, ecco, un po' come la nostra amatissima Guadalupe, per capirci, Anna. Sì, ma anche perché qua non è che ci sia, cioè il turismo che arriva è quello delle navi da crociera, quindi in realtà è abbastanza preservata ancora come isola, non è un turismo così, così spinto. Se arriva poi viene anche da altre isole, quindi non è che ci sia gente che permane proprio per tanto tempo. Esatto, esatto, sì, no, è proprio bello per quello, ecco, lo dico con un po' di... Non è che voglio andare contro il turismo, però ecco, fino a che è così, godiamocela perché è ancora più bella da vivere. E qui si entra in quello che è l'interno. Da questa foto, mentre appunto andavamo verso River, quindi attraversavamo Granada in queste stradine, tutto sali e scendi, vedete uno scorcio del suo interno, quindi vegetazione ricchissima, veramente strabordante, straripante, è tutto collinare perché comunque zona terreno vulcanico, e questo è proprio il suo interno, ricorda molto, per chi magari ha avuto la fortuna di visitarla, Dominica, quindi l'isola, diciamo,
di stampo francofono, ma non fa parte del Dipartimento Oltremare, che si trova tra Martinica e Guadalupe. E qui infatti vedete classici furgoncini che portano persone del posto, oppure comunque turisti o comunque lavoratori in giro, e le strade, vedete sempre strade in sali e scendi, piccole, tortuose, è un... così. E qua siamo alla prima cosa, secondo me, molto interessante e unica da vedere per quello che riguarda l'isola di Grenada. Siamo all'ingresso di Beaumont Estate, o meglio quello che è una fabbrica di cioccolato, un'antichissima fabbrica di cioccolato, la Grenada Chocolate Company sull'isola, e questo è il suo ingresso. Eccola qua, la Grenada Chocolate Company. Una visita che sicuramente proporrò nel prossimo viaggio, perché è una cosa che non si vede tutti i giorni, assolutamente. E infatti qui colgo l'occasione anche per salutare il grandissimo Mirko Guizzardi, che era con noi, Mirko del Freccia Bar di Piumazzo, che vedete il suo sguardo attento, è giusto per avere un'idea di quello che è tutti i prodotti che, alcuni, neanche tutti, i prodotti che la foresta di Grenada può offrire. Vedete che abbiamo della carruba, dello zenzero, ovviamente la noce moscata, abbiamo della carambola, della papaya, della guava, il frutto, quello che sembra, diciamo, un ananas verde, non mi ricordo come si chiama, magari ananas, sì, adesso in questo momento mi scappa il termine. Che però non vedo tanto grosso, sì, che potrebbe essere... Non mi viene tutto in mente. La nona muricata, che vabbè, ha tanti nomi... in latino è la nona muricata, si chiama, aspetta, tu vai avanti che ci arrivo. Esatto. Vabbè, comunque, insomma, tutto quello che il mercato locale, ma soprattutto anche questa produzione, può dare. E infatti c'è anche Jonathan è collegato, mi fa molto piacere, infatti mi chiede anche qualcosa sul babash, ne parleremo dopo perché faremo un esempio, anzi, proprio una pillola darò sul babash, un articolo che ho trovato sul babash veramente bello, quindi ti risponderò, Joe, grande Joe. Ecco, rosso francese quel frutto, e guanabana mi sembra in spagnolo, però è corossol di base. Dentro è bianco e ha dei semini neri e ha una polpa che ha un sapore tra la pesca e la banana, è molto buono. Esatto. Ovviamente all'interno si produce noce moscata. Qui vediamo la noce moscata quando inizia la sua lavorazione, quindi prima di essere poi di prenderne il frutto al suo interno, quindi qui ancora diciamo nel suo guscio, quindi tutto il processo di lavorazione della noce moscata. E poi soprattutto le due cose più belle da vedere, appunto, è quello che è la lavorazione del cacao. Infatti qua vediamo già a terra una lavorazione finita del cacao. Quelle che voi vedete qui per terra, questo mucchio, sono le cabosse, cioè il guscio che mantiene i semi di cacao. Qui vedete la freccetta, questa è una pianta di cacao, vedete che c'è attaccato il frutto, quindi la cabosse, quel rosso lì, che adesso qua si vede perfettamente bene. Eccolo qua. Quindi una piantagione di cacao, vedete le cabosse che poi quando raggiungono la maturazione, quindi cambiano anche colore, vengono aperte, ed eccola qui, questa è una cabosca che viene aperta. Quello che vedete, c'è tutto questo mallo dove all'interno ci sono le fave di cacao, tutto questo mallo bianco che poi viene utilizzato e ne viene fatta una lavorazione separata per estrarne il burro di cacao. Ecco qui le abbiamo proprio assaggiate, anche mangiate, mentre invece poi dopo quelle che sono le fave di cacao vengono lavorate. Questa foto qui appunto è la fermentazione che fa le fave di cacao, quindi viene fatta una fermentazione spontanea, perché sviluppano calore, quindi ovviamente non una fermentazione alcolica, quindi sviluppano e si fermentano in modo che poi dopo vengono lavorate, quindi vengono sgusciate, tostate, eccetera, eccetera. Alessio mi chiede se è criollo. No, in questo caso non è una crù di criollo di cacao, ma era una tipologia di cacao forastero, quindi sinceramente non era una qualità gigantesca, però un buon cioccolato che si mangia molto volentieri. Loro lo producono in diverse varietà. La cosa sempre molto bella da vedere è questa qua, cioè dopo la sua fermentazione viene il cacao
le fave di cacao vengono stese in questi diciamo pancali di legno, vedete che sotto hanno delle rotaie, e alla sera, per non prendere l'umidità, quindi dopo aver preso le ore di sole per essiccare nel migliore dei modi, nel senso della freccia che voi vedete nella slide, rientrano e vengono tutte ridisposte sotto, in questo caso sotto quella serra. Quindi per capire. E qui lo stadio finale, appunto, vedete piccoli macchinari, quindi è una piccola azienda, ancora macchinari diciamo anni 70-80, dove con queste presse, queste macine a freddo, vengono macinate le fave di cacao, quindi già tostate, essiccate, quindi si va a creare la polvere di cacao, quindi il cacao per essere lavorato. E questa è la stanza dove le operaie specializzate fanno le tavolette, tutto fatto a mano. Vedete, la foto è stata fatta dietro un vetro perché la stanza era climatizzata, e in quell'armadietto di legno si vede poco, però ci sono tutte le tavolette blu che vengono messe ad essiccare. E queste sono le tavolette, ci sono due tipologie di cioccolato. Questa è proprio una foto che ho fatto oggi pomeriggio, perché infatti avevo ancora queste due tavolette di cioccolato, che ovviamente una l'avevo già mangiata, era rimasta solo la carta, l'altra invece l'ho aperta e è molto ossidata perché è passato un po' di tempo, però l'ho voluta assaggiare lo stesso. Vedete che c'è anche il timbro, è brandizzata addirittura, che è brandizzata. Quindi questo è il cioccolato che viene prodotto a Grenada, molto interessante. C'è una varietà, che quella è, l'ho mangiata subito perché era quella che mi piaceva di più, che è fatta con 100% cacao, quindi un fondente, con l'aggiunta di sale marino, sale dell'oceano che loro estraggono, ed è veramente buona. Diciamo, non stiamo parlando di Amedeo, quindi comunque le cru di cioccolato, che è però comunque un buon cioccolato. E andando avanti, per chiudere il viaggio alla Beaumont Estate, un'altra cosa veramente bellissima che possiamo vedere è quella della lavorazione e dell'estrazione della cannella, o meglio la lavorazione dei rami della pianta che poi daranno la cannella, tutto un lavoro estremamente manuale. La cosa bellissima è che queste signore, mentre lavorano, cantano per passatempo, quindi non per una cosa turistica, ma sono lì che se la cantano, tipo canzoni locali, tipo insomma le nostre canzoni di Casa Dei, no? Per capirci, e salutare anche l'amico Davide Staffa, che ci sta seguendo e che soprattutto nel suo libro potete trovare tutte le informazioni riguardo le distillerie, poi che ne parleremo in fondo. E qui, eccolo qua, vedete, tutto lavoro manuale, vedete anche il braccio della signora, da non far mai arrabbiare, perché anche vedete come tiene il coltello dalla parte della lama, quindi senza nessun tipo di paura, anche perché ormai avrà avrà un guscio nella mano al posto della pelle. Ed ecco qua. E infine quello che è l'estrazione, quindi la cannella. Quindi per questo bellissimo viaggio all'interno di questa fattoria, immersa nella foresta tropicale, dove si può vedere la produzione di cioccolato, cannella, noce moscata, tutta la raccolta, la maturazione della frutta tropicale, eccetera. E qui, in questa stradina, senza cartelli, senza niente di che, è l'ingresso di quello che è la distilleria River Antoine. Mm-hmm. Appena arriviamo a River Antoine, nel giardino classicamente vediamo dei vecchi pot. E l'immagine che ci viene subito alla mente è che quando troviamo dei vecchi copper, o meglio come vengono chiamati in slang locale, è quella che noi troviamo magari questi copper, perché sono quelli vecchi che venivano usati una volta e adesso sono da portafiori per fare le foto ai turisti, perché all'interno della distilleria troviamo tutto materiale nuovo, performante, eccetera, eccetera. Invece qua no, quasi quasi sono più nuovi quelli di quelli che ancora loro usano all'interno. Sì. Ed eccoci qua all'ingresso. River Antoine. Anna. River Antoine. Allora, oggi... Allora, ancora oggi, secondo me, una delle distillerie più belle del mondo e un pezzo archeologico, direi, del mondo del rum. Diciamo che intanto è una delle più antiche.
se la gioca un po' con Mongay, che è a Barbados, poco distante. È a St. Patrick Parish, che sostanzialmente è nel nord-est dell'isola, vicino a una località che si chiama Tivoli, che casualmente ha un nome francese, come del resto anche River Antoine ha un nome francese. Questo ci riporta a quella cosa che vi dicevo prima, quindi i francesi che nel 1700 erano già lì, avevano già individuato che la zona era buona per la canna da zucchero, avevano già fatto tutti i loro esperimenti. Oggi a River Antoine ci sono ancora 182 ettari di proprietà, di cui 15 di canna da zucchero coltivata. Quando i francesi sono arrivati, erano riusciti a piantare 30 ettari di canna da zucchero. Siamo intorno al 1720 e il primo proprietario si chiama Cousin de la Blennerie. Lui era un conte, si era portato dietro un'immensità di cose. Comunque, hanno trovato uno scritto in cui si diceva appunto che lui, oltre ad aver piantato questi 30 ettari, aveva 112 schiavi, 8 vacche, un cavallo, un numero indefinito di animali da cortile e già distillava rum e distillava rum agricole. Quindi sostanzialmente è stato lui ad avviare la prima attività di River Antoine. Perché River Antoine? Perché scorre un fiume sopra alla distilleria che si chiama appunto River Antoine, da cui appunto il nome della distilleria. L'acqua è molto importante per le distillerie, ma lo sapete, voglio dire, sia chi diciamo, è dell'ambito del whisky, sia chi è dell'ambito del rum. A River Antoine in particolare oggi l'acqua è controllata da un acquedotto e da una chiusa che permette di azionare un mulino. Una volta c'era semplicemente una chiusa e diciamo che questo mulino che vedete oggi è ancora quello originale, un mulino ad acqua. I francesi a un certo punto vendono agli inglesi, ci succedono le varie proprietà e il primo inglese che entra in possesso di River è l'inglese Grant, che fa già i primi lavori di ammodernamento. Invece, per quelli diciamo più massicci è il secondo proprietario inglese. In particolare Grant è quello che crea la Boiling House, che è quella che vi diceva Marco, che si trova, non so se abbiamo una fotografia dove ci sono i pentoloni. Penso che sia l'ultima Boiling House rimasta attiva nei Caraibi. È molto bella. Arriviamoci, Bene, arriviamo. una foto, così vi Arriviamo, spiego. arriviamo. Allora, sostanzialmente cos'è la Boiling House? Il succo di canna da zucchero spremuto arrivava tramite un circuito in questi pentoloni, che sono cinque in realtà, e i cinque pentoloni hanno ognuno un nome diverso e hanno una funzione diversa. Nel primo, che si chiama la Grande, si radunava tutto il succo. Poi si passa alla Propre, dove si decanta, si filtra, si defeca il succo. E poi c'è il flambeau dove si comincia ad appiccare il fuoco, diciamo. Quindi è tutto a fuoco diretto. Si raggiunge una temperatura che rimane stabile intorno ai 40 gradi. Ancora oggi a River Antoine si utilizza il fuoco diretto sotto alla boiling house ed è di bagasse, che è lo scarto della canna da zucchero spremuta. Poi abbiamo il sirò dove si comincia a concentrare il succo e poi l'ultimo passaggio è la batterie. E questi sono i cinque pentoloni. Ok, ferma. Ne trovate a Iosa, però sono tutti non utilizzati nei Caraibi. Questi sono utilizzati. Lo vedremo direttamente nelle foto. Una delle cose simpatiche ancora da dire a livello, diciamo, storico sulla distilleria di Rivantuan è proprio che in tutti questi passaggi e soprattutto ha subito forti cambiamenti, diciamo una quasi nazionalizzazione quando appunto ci fu quel colpo di governo, come abbiamo detto prima, quindi con la proclamazione Pongisto di Bishop, eccetera, eccetera, gli americani. E comunque poi a fine anni '80 ritorna la famiglia Gale di nuovo in possesso. E poi la cosa molto bella che invece dal 1988 mi sembra. 19 Esatto, fa parte di una LTD che è formata da tre persone di Grenada, quindi proprio tre grenadini, come si chiamano gli abitanti, che hanno il controllo di questa distilleria e la mantengono proprio come adesso noi andremo a vedere. Allora, qui abbiamo visto innanzitutto Junie Bernard, che fu la signora, la donna che ci guidò nella nostra
nel nostro viaggio all'interno, ci fece da Cicerone. Qui ovviamente vedete un vecchio macchinario del ghiaccio con i generi di prima necessità, quindi se prima avevamo visto la boutique, invece qua c'è il bar, quindi macchinario del ghiaccio, il cotella c'è sempre pronto, bottiglia e anche un caraffone di pancio se ci fosse bisogno. Una volta si viveva nella distilleria, ragazzi, cioè si faceva campo distilleria, quindi era necessario che ci fossero tutti i beni, diciamo, disponibili a corto raggio, ecco. Ok, sì, Nicolò, adesso ti autorispondo a tutte le domande. Adesso sono interessanti, non ti rispondo subito perché arrivano da sole, in spontanea. Allora, ed eccoci qui. Quindi, ovviamente, abbiamo la nostra canna da zucchero e per onore, anzi no, per sincerità, questa è l'unica foto di tutte quelle che avete visto e tutte quelle che vedete. Vabbè, tolto Colombo e la locandina del film di Clint Eastwood, è l'unica foto che non è mia. Non ho citato di chi è perché non ho trovato chi era il possessore della foto, però era semplicemente per mettere una foto di passaggio, cioè la canna da zucchero che viaggia verso la distilleria di Grenada. Per chi ha seguito il nostro seminario di Madeira, si ricorda la differenza è clamorosa. Vi ricordate la grandezza del camioncino? Magari è la medesima, però. La canna di Madeira era come questa, completamente tagliata a mano, però tutta ordinata, relegata, fascettata per bene, un'opera d'arte. Qui invece tagliata, buttata su, caraibica, Caraibi 100%, senza ne ha e ne ho. Ok? E la nostra canna da zucchero arriva all'ingresso della distilleria, cioè il luogo dove viene scaricata, dove viene depositata, perché poi dopo si inizierà la frantumazione. E qui. Eccola qua, quindi per capirci. Quindi noi da questa foto cosa capiamo? Allarghiamo la foto. Innanzitutto capiamo che il taglio è completamente manuale, perché vedete la lunghezza, l'irregolarità dei pezzi di canna da zucchero, ok? E soprattutto legato, a differenza della fascettatura come abbiamo visto a Madeira, qua legato con le foglie verdi, quindi le fiorescenze laterali della canna da zucchero, e quindi impacchettato in questo modo e lasciato a terra. Si vede anche un'altra cosa, vediamo che ci sono diverse tipologie di canna da zucchero. Ovviamente, si vedono dei colori, ce n'è una che è molto più sul verde, una che va più sul chiaro, una che va, quella diciamo più sullo scuro forse si vede meno, e poi invece qua per terra in basso nella foto vediamo che ce n'è una che è quasi rossastra. Ok? Però per il momento non vi dico altro. Perché? Non vi dico altro perché finché, o meglio, fino a un certo punto, e questo vuol dire fino a solo, si parla di 3-4 anni fa, a River arrivava la canna dei propri piantagioni, quindi dei propri appezzamenti, più un po' di canna che veniva comprata da dei contadini, diciamo contadini, punto, normalissimi, ma l'importante è che era canna di qualità e matura, ok? Mentre invece poi c'è stato un upgrade non totale, perché ricordiamo River ha le piantagioni di propria proprietà, però poi c'è anche un conferimento da una situazione che è nata, una situazione che andremo proprio a visitare, chi verrà con me a Grenada, proprio perché ho già scritto a questa azienda incredibile che si occupa appunto di canna da zucchero, un progetto meraviglioso, meraviglioso. E infatti è l'unico, per presentarvelo, è l'unico video che noi andremo a vedere questa sera. Quindi vi ricordo che se il video non parte da solo in base al browser che avete, se avete diciamo Google Chrome aggiornato all'ultima versione, dovrebbe partire da solo. Comunque sia, vi appare se no il triangolino blu a centro schermo, basta che cliccate e poi il video parte da solo e tra 3 minuti, poi ritorniamo tutti insieme. Godetevi questo video, è in inglese, però è semplicissimo, ma anche se non capite quello che viene detto è uguale, perché quello che conta sono le immagini ed è veramente, vi rendete conto di cosa sta facendo questa azienda e quanto è bello il progetto sulla canna da zucchero che è nato a Granada nel 2015. Quindi buona visione, se non parte, cliccate play. A dopo.
Io la prima volta che ho visto questo video ne sono rimasto flashato. Flashato perché comunque sia è un concetto estremamente nuovo per quello che è il mondo caraibico. E soprattutto è un'azienda che si è creata con lavoratori, con persone del posto che ha 125 dipendenti fissi più 25/35 stagionali per quando c'è da fare la raccolta della canna da zucchero. E quindi hanno fatto e stanno facendo collegati alla nuova distilleria, il nuovo progetto che sta partendo, che è quello di Renegade Rum, quindi la distilleria Renegade su Grenada. Ne sta nascendo qualcosa di fortemente legato e voluto vicino al territorio, ma nello stesso tempo di una qualità ecosostenibile e di altissimo livello. E anche questo, appunto, la Renegade Distillery è una delle mete, appunto, che ho già scritto, sono in contatto con loro e quindi ci sarà la possibilità di visitare, quindi in quello che sarà il Grenada Tour 2021 delle vie del Rum, per capirci. E quindi riagganciandoci a quello che era stata la domanda prima riguardo la qualità della canna da zucchero, grazie a questo lavoro incredibile che loro stanno facendo di studio, dove sono arrivati, mi sembra, a piantare con la partenza del progetto nel 2015, hanno ottimizzato al 2018, mi sembra, intorno ai 150 acri piantati, quindi un capolavoro. Infatti, come avete visto dal video, proprio tutte le diverse zone, per ogni zona hanno studiato la tipologia di territorio, hanno classificato 12 tipi diversi di suolo. Se andate a vedere nel loro sito trovate tutta la classificazione del suolo, ma soprattutto poi hanno classificato, hanno studiato insieme con delle università di Barbados, con la consulenza di un'università che tratta la canna da zucchero in un posto dove voi mai penserete che è il Sudan. Io voglio che alzi la mano chi sinceramente sapeva di questa università nel Sudan che fa i test e seleziona le tipologie di canna da zucchero. E quindi noi abbiamo, vi metto anche la foto grande perché sicuramente i più appassionati, i più nerd, sarà una scoperta nuovissima, anzi quasi un'esclusiva che da Grenada questa per loro, abbiamo selezionate 6 tipologie di canna da zucchero. Adesso vedremo tutte e 6, ovviamente. Questa dove ci fermiamo, comunque la Lacalome, o meglio la canna rossa, è una delle più importanti e delle più famose sull'isola. Vedete che il codice ha la partenza come B, quindi ceppo di Barbados. Questa è una domanda che mi viene fatta spessissimo. Ovviamente la B sta per Barbados, però non fatevi ingannare quando ci sono 2 lettere. Perché voi potete trovare BJ, ora a quel punto lì siamo in Giamaica, BT, vuol dire che è canna di Trinidad, BZ o BBZ, o a volte anche ZB vuol dire che è una canna Belize. Se trovate BD o DB o solamente la D di Domodossola, è canna della Guyana Britannica come ceppo. Quindi ecco, ok. Quindi giusto per dare questa, magari una domanda che spesso mi viene fatta, vi ho anticipato nella risposta forse. E quindi vediamo queste due, quindi la Cain, la Lacalome, abbiamo la Yellow Lady, la Knee Easter, la Lodger e la Talboy. Ovviamente la Lacalome e la Talboy sono le due più antiche sull'isola e sono anche quelle che diciamo, i contadini, anche negli acri di proprietà di River, noi andiamo a trovare. E soprattutto si vede un particolare carino, che magari non tutti sanno. Vedete che proprio nella fotografia della Talboy non si vede perfettamente il suo colore porpora perché è ricoperta quasi da una pellicina bianca, la canna da zucchero. Questa pellicina bianca della canna da zucchero è appunto una corazza, un impermeabile automatico che si crea per proteggersi dai raggi solari. E nello stesso tempo invece per non perdere l'acqua al suo interno. Quindi a volte quando vi capiterà di andare in una piantagione a vedere comunque canna da zucchero appena tagliata, vedete che alcune non si capisce bene magari la sua varietà perché è ancora ricoperta da questa pellicina naturale, che voi andando con il dito vicino la grattate e viene fuori il colore a mo' di gratta e vinci della canna da zucchero, per capirci. Ok.
Quindi, dato questo particolare tecnico, torniamo alla realtà di Granada, o meglio di River Antoine. Qui abbiamo uno degli operatori, uno dei room boy, dei sugar cane boy, che sono addetti al controllo della canna da zucchero. E qui vediamo Juni Bernard, il nostro cicerone, che, come vedete dall'importanza del braccio, è meglio non far arrabbiare. Addirittura oserei dire che ha un braccio ben più spesso di quello che è quello del mio amico Gianni Zottola, che saluto dall'Isola d'Elba, che è in incognito con i suoi soliti nickname e ci sta ascoltando come al solito. E vedete, adesso scherzi a parte, vedete che stava pulendo un pezzo di canna per farcelo assaggiare, e in questo caso era appunto la calome, cioè quindi forse la canna più tradizionale e più tipica dell'isola di Grenada. Qui l'avete quindi un po' piano. A questo punto si inizia veramente con la produzione. Come vi diceva prima Anna, siamo nella grinding house, cioè la parte della macinatura. Abbiamo detto che l'utilizzo dell'acqua è fondamentale per River Antoine, perché è l'ultimo mulino azionato ad acqua funzionante. Sì. Poi ce ne sono due che non sono propriamente funzionanti, ma questo funziona e funziona tuttora senza elettricità, quindi molto importante. O meglio, ce n'è uno che nei Caraibi gira ancora. Severin, però è solamente per far girare la ruota, non funziona, no. non serve per produrre energia. O se no c'è quello di Clinton Shill in Ford a Dominica, che anche lì funziona e non funziona, perché loro in realtà hanno anche il generatore, quindi diciamo che funziona non sempre. Se volete vederli, comunque sono belli da vedere, sono comunque tutte apparecchiature dei primi del Novecento, anche quegli altri due. Questo è molto più antico, questo qua siamo fine 1700, ragazzi, quindi... Sì. Adesso vedremo anche chi l'ha fatto e tutto. E quindi poi andiamo avanti, non perdiamoci, perché entriamo nel vivo della situazione. Quindi eccolo qua, il nostro mulino ad acqua in ferro della George Fletcher Derby Production, quindi del 1800. E vedete quindi l'acqua che arriva appunto sul mulino dalla slide alla vostra sinistra, quindi aziona il mulino, che può raggiungere i giri al minuto di una cifra spropositata, addirittura fa 15 giri al minuto nel pieno della sua lavorazione. E qui vediamo appunto la canna da zucchero che viene caricata sulla pressa. Vedete la freccia, quindi la canna da zucchero salirà verso l'alto e andrà a cadere all'interno del grinding machinery, quindi comunque nella macchina di spremitura. È una macchina che non ha le tre macine di spremitura classiche, come vediamo in territorio francese, o comunque sia nei mulini di spremitura di quasi tutte le distillerie, ma appunto ne ha uno solo. Infatti la canna a volte viene ricaricata anche due volte, a volte tre volte, se non è venuta fatta la spremitura ideale. E qui vedete di fianco, proprio per capirci, ho fatto queste foto, perché ovviamente c'è qualche pezzo che per manutenzione è stato messo nuovo, ma come in questo caso la catena che fa girare il nastro che porta sulla la canna da zucchero, veramente si parla di macchinari che hanno un secolo e mezzo di storia sulla schiena. Ed eccolo qua, George Fletcher, London e Derby. George Fletcher, che se voi andate un po' a spipolare su internet, è stata comunque una storica azienda creatrice a Londra di macchinari dedicati proprio alla lavorazione della canna da zucchero, e la leggenda narra che furono proprio i primi macchinari performanti che furono mandati nel 1800 in un posto sconosciuto agli amanti del rum, che è la Guyana Britannica, alla Demerara Distillers Limited, per capirci, proprio senza fare dei nomi. Qui vediamo un'altra immagine sempre di questo mulino, che adesso, eccola qua, questa foto che ve la metto grande un po' per chiarirvi le idee, ovviamente per rendere più facile possibile. Quindi noi abbiamo la nostra acqua che fa muovere la ruota A, quindi quella più grande, che dà vita a tutto il meccanismo di spremitura. Quindi la ruota A gira grazie all'acqua, quindi aziona
la catena che porta sul nastro, quindi la freccia B, la canna da zucchero, scende, cade all'interno delle macine, quindi al punto C. Viene macinata, quindi una, due volte in base all'estrazione migliore. A questo punto ho il succo fresco di canna da zucchero, che sarà il D che mi scende giù in un filtro homemade, diciamo così, alla buona. E poi questo succo fresco di canna da zucchero, a questo punto mi entrerà in questa canaletta fatta con mattoni e mattonelle, anzi anche rivista di mattonelle, quindi super lusso, dove c'è la freccia E, e quindi va verso le vasche dove poi avverrà l'ebollizione, quindi la boiling room. Quindi questo è un po' il riassunto di come funziona il meccanismo di spremitura della canna azionato ad acqua, dal mulino ad acqua. Qui vediamo che è un'altra foto particolare, quindi della canaletta, dove il nostro Vesù, il succo fresco, cammina e scende per caduta, per pendenza. Uh-huh. Ed eccoci qua. Quindi a questo punto io ho spremuto la canna, il mio succo fresco va verso la boiling room e ovviamente ho il mio residuo di canna da zucchero, appunto, che è la bagasse, giustamente. Quindi questo residuo viene caricato mano a mano in questo meccanismo di alta tecnologia, quindi in questo carretto di legno, e questo carretto di legno poi viene spinto verso fuori, dove si va a rovesciare. Vedete la rotaia bellissima, proprio bella dritta, precisa, anche questa è ancora quella originale, quindi tutto è estremamente vissuto e consumato in maniera meravigliosa. E vedete qua, mano a mano, che si accumula tutta la bagasse al sole per essere asciugata. Vedete che c'è operai specializzati nello stand e nel girare, in modo che tutta asciughi per bene, e via così. Ed ecco qua, vedete il tetto. L'hanno fatto un po' corto perché non per coprire del tutto. Ed eccoci qua. Quindi si passa poi a quello che è un'altra zona fantastica di River, cioè la stanza dell'ebollizione, come dicevamo prima. E quindi qua cosa avviene? Avviene come ha spiegato prima Anna, quindi da tradizione storica, quindi influsso francese, poi sono arrivati gli inglesi, eccetera, eccetera. Però di base cosa avviene? Come nella creazione del sirop di batterie, diciamo per farla semplice, in quello dei territori di Guadalupe, Martinica, eccetera, eccetera, Marie Galante, il succo viene portato all'interno della boiling room, che viene esclusivamente alimentata da questa caldaia che viene riempita a bagasse. Quindi la bagasse che, oltre a essere messa nei campi per la canna da zucchero, un po' viene regalata ai contadini per i propri campi, questo è il forno dove viene messa all'interno e quello che alimenta completamente la boiling room. E la boiling room si trova proprio tra il forno che abbiamo visto all'interno di questo capannone e dall'altra parte c'è il camino, proprio appunto dove c'è l'espulsione del fumo e dei vapori, in modo da far sì che la camera di combustione funzioni nel migliore dei modi. Eccoci qua, ingresso della boiling room. Quindi qui, come diceva prima Anna, mettiamo la foto grande, abbiamo questi pot, quindi questi copper in rame, che sono cementati, sotto c'è il forno, come vi dicevo prima, quindi la fornace alimentata a bagasse. Qui c'è, vedete, la strumentazione tutta di altissima tecnologia, c'è un filtro fatto alla buona dove c'è il tubo che butta fuori il succo fresco, quindi il Vesù, viene filtrato appunto nel miglior modo possibile e vado a riempire le vasche sotto. Vedete che questa è la vasca, diciamo, numero, in questo caso, la numero 4, anche se sono 5, però la 5 non era attiva, quindi si partiva dalla 4 e si va a scendere. Vedete, siamo quasi al riempimento. I colori anche, a parte la schiuma bianca viva, ma quella a fianco, ricordano molto quello che sono le immagini delle fermentazioni storiche della Giamaica. Sembra quasi una foto rubata da una distilleria giamaicana. E qui
si vede proprio, addirittura sembra quasi una vasca del Dunder, mentre invece questa è la vasca che è stata riempita e poi dovrà partire con l'ebollizione, quindi va portata subito l'apporto termico da sotto, in modo che comunque troppo tempo, se rimarrebbe lì, partirebbe poi quello che sarebbe una fermentazione spontanea, come poi avviene dopo. Mentre invece è fatto questo apporto termico, e l'apporto termico, vedete sempre una foto della vasca piena, l'apporto termico che viene fatto un'operazione manuale incredibile e unica, come solo avviene a Grenada. E per questo ho messo le foto di questi due ragazzi, di questi due signori, uno e due, perché grazie a questi due operai specializzati viene fatta, o meglio, sono coloro che curano i passaggi dell'ebollizione del succo fresco. E questa è la stanza magica dove si vede in sequenza tutto. Vedete i pot interrati, quindi sta bollendo, vedete anche il fumo del calore, e a turno uno lavora e uno si riposa. Cosa fanno? Passano con degli strumenti di alta tecnologia, vedete un bastone con una casseruola infilata in cima, da un pot all'altro, quindi dal più grande al più piccolo, dal meno caldo al più caldo, quindi quello che sta adesso dove si trova, che sta facendo l'operazione, è il più caldo, e infatti in quel caso l'operazione viene fatta come? Che questo travaso viene mandato in questa canala di legno, e poi adesso vi spiegherò il perché. E questa è un particolare dell'operazione che viene fatta, ed è in maniera fantastica. Andrea Gasparini mi scrive: il travaso da vasca altra come avviene? Penso che la risposta è questa, la domanda che facevi, appunto, perché viene fatto appunto manualmente con questo bastone con la casseruola sopra, e viene spostato tutto a mano. Quando si arriva in quella più piccola, rovescio nella canaletta di legno, adesso poi vedremo un'immagine che spiega tutto, e va verso il mixing tank. Queste sono foto che ovviamente spero vi piacciono, però poi vedere questa operazione dal vivo è una cosa unica, unica. Ovviamente le conseguenze negative, come mi chiede l'amico Massimo, date da una possibile mancanza di igiene, non esistono, o meglio, ci può essere una contaminazione batterica o un inizio di creazione di esteri e di flavor particolari, però comunque sia a livello igienico, a livello di purificazione, poi dopo tutto viene distillato, e quindi quello che esce dall'alambicco è eau de vie, acqua di vita, ed è tutto purificato. Ok, quindi questa è un po' per rispondere brevemente, vedendo queste immagini abbastanza forti sotto il punto di vista dell'HCCP, ecco, spieghiamoci così. Ok, quindi questo è un riassunto di quello che avviene. Allora, dove vediamo il numero 1, la vasca numero 1, è quella la prima che si va a riempire, vedete c'è ancora il tubo bianco, quindi si va a riempire con il succo fresco, il Vesù, che è stato appena spremuto dal nostro mulino che abbiamo visto prima. Una volta riempita questa, mano a mano inizia il travaso, tutto fatto manualmente con quello strumento in cui vedete in questa foto l'amico Leonardo Pinto, che stava provando la manualità dell'operazione, si stava sostituendo ai ragazzi per provare quanto fosse difficile. Quindi dall'1 si va al 2, dal 2 si va al 3, dal 3 si va al 4, quindi 4 in questo momento che noi eravamo c'erano 4 coppers in attività, dal più grande al più piccolo, dal meno caldo al più caldo, quindi il 4 è il più piccolo e il più caldo, quelli dove c'è il calore più forte sotto, e poi dopo, alla fine, dal 4 il succo bollito viene messo all'interno di questa canale di legno e va all'interno del mixing tank, cioè il numero 5. Numero 5 che ora andremo a vedere ora. Eccolo qua, questo è il numero 5. Il numero 5 appunto, che è il mixing tank. Cosa avviene all'interno del mixing tank? Una cosa ben precisa. Allora, innanzitutto la capienza del mixing tank, se non ricordo male, siamo intorno ai 2400 litri, una cosa del genere. Uh-huh. E cosa avviene? Allora, dai tubi bianchi che vedete,
con i rubinetti rossi. Ovviamente ci può essere, o meglio, c'è l'aggiunta di quel tot di acqua per rendere il succo pronto alla fermentazione, cioè per diluire quanto basta il livello, la concentrazione di zucchero in modo che i lieviti possano interagire. Ma soprattutto un'altra cosa importante è, vedete quell'altra canaletta di legno che esce fuori dalla finestra dove c'è la freccia nera, perché da lì viene aggiunta, e si vede nella prossima foto, eccola qua, vedete, viene aggiunto un tot di melassa. Perché avviene questa cosa? Per un motivo molto semplice, o meglio, per due motivi, ma soprattutto uno è quello fondamentale. Allora, il primo motivo è quello che questo tot di melassa, quindi questi barili di melassa che vengono rovesciati nel mixing tank, possono andare ad aumentare il valore di Brix, quindi il valore di saccarosio, di zucchero all'interno nel Vesù bollito. Ma soprattutto la cosa più importante è quella che viene aggiunto ogni vasca, viene aggiunto circa un 10-15% massimo di melassa, semplicemente per aumentare un pochino la produzione, perché la produzione è molto, ma molto piccola. Dopo vedremo anche i numeri quanto sono piccoli di questa produzione. In particolare, se è inferiore ai 14 Brix, l'aggiungono. Esatto. Quindi diciamo più o meno il range di controllo che fanno è quello di avere sempre un minimo di almeno 14-15 Brix, quindi di livello di zuccheri di saccarosio, quindi di zuccheri semplici fermentescibili. Ok? E da qui abbiamo la nostra Juni seduta su un barile, diciamo, vintage, e vedete dalle scritte che ci sono, in questo caso è proprio il principale luogo da dove arriva la melassa che viene comprata dalla distilleria, quindi infatti da Trinidad, dalla vicina isola di Trinidad e Tobago. Quando magari su Trinidad non c'è il prezzo che loro vogliono, comunque sì, la disponibilità non è al momento, può essere anche comprata dal Brasile, oppure dalla Guyana. Sì. Esatto, quindi questo è quello che è. Quindi la melassa non la producono loro fanno solo succo fresco, e quel poco che viene aggiunto ogni batch, quindi diciamo un 10, massimo 15%, viene acquistato principalmente via Trinidad. Ok, e quindi andiamo verso quello che è un altro passaggio fondamentale, quello della fermentazione. Ora, ci siamo dimenticati qualcosa, Anna? A me sembra di no. Melassa, hai già detto che massimo è il 10%, esatto. Non ne aggiungono mai più di tanta, ecco. Sì, ecco, infatti ho controllato una cosa, perché infatti mi ero fatto un appunto, perché poi i numeri a volte me li dimentico. La vasca di miscelazione dove viene messa un po' di melassa con l'acqua e il succo bollito è da 2400 galloni, infatti mi sembrava poco 2400 litri, quindi più o meno dovrebbe essere, se non erro, gallone imperiale 9500 litri circa, adesso mi sembra di ricordare. Quindi questa è la grandezza del mixing tank della vasca in cemento, ecco, parliamoci chiaro. Quindi quello che è la vasca in cemento è che è tutto in cemento, a parte quello che non è di rame, che è una cosa veramente, insomma, non c'è dappertutto. Siamo abituati a vedere plastica, metallo, no, cioè rame o cemento. Esatto. Quindi, già per puntualizzare e per rispondere comunque alla domanda che mi fa Francesco, in questo caso noi non stiamo facendo un rum agricolo, anche perché, anche se non avessimo aggiunto quel 10% di melassa, il succo fresco non era utilizzato in maniera diretta, aveva avuto un passaggio di ebollizione e quindi automaticamente era già lì, si era persa la dicitura di rum agricolo. Noi stiamo facendo un rum unico, straordinario, che non è agricolo, è un rum unico tradizionale. Giusto, Anna? Esatto. Possiamo riprendere la dicitura Gargano Seal, pure single rum. Esatto. Va bene, perché in realtà non è un rum che è definibile sotto la tipologia agricole o di melassa, ma è un pure single rum. Esatto. Da un unico state, da un particolare alambicco e con canne di proprietà o con materia prima di proprietà.
Esatto. E infatti poi dopo abbiamo nominato Luca Gargano e dopo ovviamente lo menzioneremo perché c'è un momento, cioè va menzionato e poi spiegheremo anche il perché. Allora, quindi si passa alla fermentazione. Anche in questo caso andiamo nelle nostre vasche di fermentazione, una fermentazione naturale, quindi spontanea, senza l'aggiunta, l'inoculazione di batch di lieviti. Ok? Quindi abbiamo una fermentazione come quella delle birre belghe Lambic, per capirci, quindi spontanea. I lieviti che ci sono selvaggi nell'ambiente fanno partire questa fermentazione. Quindi vuol dire che non sarà una fermentazione ripetibile, mai ripetibile, perché non sarà mai uguale un batch dall'altro. Avrà una durata che potrà essere variabile. E di solito la fermentazione ha un minimo di 6-7 giorni fino a un massimo di 9-10 giorni se le condizioni meteo sono un pochino più avverse. Non c'è il controllo della temperatura, quindi le vasche sono aperte, sono in cemento. Questa è la foto che fa vedere la stanza dove sono queste vasche di fermentazione. Vedete il rubinetto che si vede in primo piano, è quello dove viene aperto e quindi viene pompato all'interno il succo bollito miscelato con la melassa. Ovviamente la foto è fatta dall'alto in cima a una scala, perché dove ho fatto la freccia bianca ovviamente c'è il corridoio in mezzo ai vasconi che si passa. Infatti la tavola che vedete è dove loro camminano in piedi sul muretto e poi attraversano da una zona all'altra delle vasche, tutto ovviamente sempre nel perfetto rispetto della 626, 187, HCCP, eccetera, eccetera, eccetera. Ok. Quindi, sulla fermentazione, niente controllo temperatura, spontanea, 6, 8, 9, magari 10 giorni, in base al clima, quello che dice la natura in quel momento, e abbiamo un fermentato che parte da un 7-8 ABV che può arrivare addirittura, Giuni mi diceva che in certi casi si può avere anche 15 gradi alcolici di fermentato, quindi 15 alcol by volume di fermentato finale, in caso che la fermentazione diventa un pochino più lunga del solito perché il clima o la natura in quel momento ha detto così. Io direi che su quello che è la fermentazione, quello che dovevamo dire, abbiamo detto. Ok. Vi ricordo, la chat pubblica è tutta vostra, nella chat privata mettetemi le domande, che almeno poi quelle che non abbiamo risposto durante le riprendiamo in fondo e riprendiamo tutto. Oh! Andiamo avanti e si arriva a un'altra cosa unica, o meglio, quello che è la distillazione. Non unica perché è distillazione per gli strumenti, ma soprattutto per come sono alimentati gli strumenti. Eccoci qua. Allarghiamo un attimo la foto. Abbiamo due bellissimi pot still double retort, quindi distillazione totalmente discontinua, quindi i classici alambicchi pot still con la doppia storta, quindi con le due storte che andremo brevemente a spiegare, ovviamente anche per i curiosi e appassionati che non sono all'interno del settore. Ma la cosa più importante che si vede da questa foto è tutto il legname intorno all'ingresso dei due forni, cioè dove sono le due frecce rosse, le due fornaci. Quindi due alambicchi che sono completamente e interamente alimentati da fuoco vivo a legna. E anche questa è una cosa ormai unica. Giusto, Anna? Sì, esattamente. Anche qui niente elettricità, ragazzi. È tutto completamente alimentato a legna, a fuoco diretto. Non ci sono quasi più alambicchi a fuoco diretto ai Caraibi. Esatto. Anche qui siamo nella preistoria. Esatto. E la storia che è presente. Esatto. Vedete che nel mezzo dei due alambicchi c'è questo camino che esce fuori dal tetto, che ovviamente è lo spurgo del fumo, della parte di calore, per ovviamente per fare la camera di combustione. Sì. Vedete anche la struttura, proprio come si vede già che è vissuta, anche il camino che è tutto crepato, quindi è sempre un rappezzare secoli di storia, una cosa che è indescrivibile veramente. Dovete o con me o per conto vostro, se siete appassionati e curiosi, è da visitare prima che, sperando che non cambi mai. E qui, eccoli qua, i due bimbi.
Sono due pot still, o meglio, la parte grande, quindi il pot principale dell'azienda John Doerr, mentre invece poi le storte, come andiamo a vedere nel particolare, sono Vendôme, e nel mezzo ci sono anche dei pezzi Forsyth, quindi tre grandi aziende costruttrici che nel tempo i proprietari, i passaggi di mano, hanno fatto sì che questi due pot still fossero rappezzati. Vedete anche in questo caso il collettore, il line arm tra il pot still principale, diciamo sulla vostra sinistra, e la prima storta. Vedete che l'ultimo collettore è un pezzo nuovo che avevano fatto, si vede che l'altro non ce la faceva più, infatti è proprio luccicante, è proprio rappezzato. No, avevo l'ultimo pezzo, ma tipo negli anni 90, l'hanno rifatto proprio recentemente. Esatto. E qui vedete invece l'altro pot, quindi l'altro pot, vedete che quello, diciamo, forse è non messo meglio, perché hanno due funzionamenti diversi, comunque eccoli qua, comunque vedete che sono abbastanza fatti uguali ma diversi. Infatti, proprio per dare un particolare tecnico per gli amanti della cosa, in questa foto, prima di guardare le lettere, se noi guardiamo le due frecce bianche possiamo palesemente vedere che come cambiano gli angoli, la curvatura, i line arm tra le due storte. E quindi questo perché? Per fare un esempio di come, nonostante siano due sistemi di distillazione discontinua, fatti apparentemente uguali, anche più o meno della stessa capacità di portata di litraggio di ogni batch di distillazione, però queste differenze, queste diverse curvature fanno sì che si va a creare un distillato con caratteristiche organolettiche diverse. Ok? E anche in questa parte di distillazione poi rientra in scena l'acqua. Però prima di entrare in scena l'acqua io ho messo le lettere, appunto per dare una brevissima spiegazione di come è fatto, per chi proprio magari è qua per pura curiosità, non è addetto, è molto, diciamo, nerd del mondo degli alambicchi. Quindi abbiamo il nostro pot principale contrassegnato con la lettera A, dove viene caricato e riempito del nostro liquido fermentato, quindi del nostro vino fermentato. Ovviamente parte la distillazione, sale nel collo di cicogna e va nel primo bombolotto, quindi nella prima storta, quella chiamata low wine B. Da lì si ridistilla e va a finire nel secondo bombolotto, quindi la lettera C, quindi gli high wine. Da lì si ridistilla, tutto sempre un procedimento discontinuo, ricordate, si ridistilla e quindi va a finire nel recipiente, nella colonna, quella diciamo più chiara, quindi beige, bianca, insomma il colore che vedete meglio voi, la numero D, dove lì avrò il reflusso, cioè il mio vapore che si ricondensa e quindi vado a ricreare il mio distillato. Infatti nella prossima slide, eccola qui, la freccia bianca indica un'altra di quella che è la funzione importantissima dell'acqua che arriva attraverso il nostro mulino all'interno della distilleria, e cioè che serve anche per raffreddare come scambiatore termico la serpentina all'interno del bombolotto bianco, e quindi che fa sì che avvenga il reflusso. Quindi l'utilizzo, anche quanto è importante l'utilizzo dell'acqua di sorgente del fiume Riverse anche in questo caso. Ok? E come scriveva Jonathan prima, per quello che riguarda le temperature dei nostri pot still, eccolo qua Joe che ti rispondo, questo operaio specializzato in questo caso, che è quello che è l'addetto alle temperature, quindi a quanto deve essere caldo il forno di distillazione, la temperatura come viene controllata? Proprio come ha scritto Jonathan. Il controllo di temperatura è più legno, meno legno. Esatto. È veramente bellissimo, bellissimo. Perché c'è un termometro, quindi dove controllano più o meno la temperatura del forno, mi sembra che vada tra i 250 e i 310, 320, una roba del genere. Ecco, quindi un bel forno da pizza o da cotture, sempre citando il grande master chef amico Gianni Zottola, che è sempre con il forno in moto adesso che è in quarantena nella sua isola d'Elba, ok? E qui vedete proprio la carica della legna all'interno, la chiusura, e poi eccolo qua, il massimo del nostro amico, ok, il forno è pieno, stiamo distillando e va da Dio, tutto va da Dio. E quindi questo è quello che è il processo di distillazione. Vuoi aggiungere qualcosa, Anna? Solo che il distillato esce variabilmente tra gli 80 e gli 84 ABV ed è tutto.
È un distillato molto ricco e direi che soprattutto caratteristico. Se assaggiate un River non ve lo dimenticate. Già l'uscita dall'alambicco è fantastico. Esatto. Infatti arriviamo a un altro punto quasi unico riguardo a quello che è la gradazione, l'imbottigliamento e quello che è il procedimento finale. Ah, dimenticavo, questa è la palestra personale del nostro amico, ovviamente, perché per tenersi in forma, ovviamente, ha la sua palestra personale a fianco agli alambicchi. Eccoci qua, quindi io ho il mio distillato 100% discontinuo, 100% pot still, mi arriva all'interno di questa stanza. Anche qui vedete che la tecnologia abbonda proprio in larga scala. E in questa stanza, ovviamente, durante la distillazione, come mi ricorda l'amico Carlo, viene ovviamente fatto un taglio delle teste e delle code, quindi gli high wine e i low wine che vengono reimmessi all'interno delle storte, quindi nel B e C, come nella foto di prima, per essere ridistillati e riarricchire il liquido che sto ridistillando ancora. Quindi il classico concetto di distillazione discontinua in pot still, double retort. Quindi il nostro distillato arriva all'interno di questa stanza, quindi in questa spirit safe che fa anche da bottling plant, che fa anche da packaging, fa da tutto praticamente. Vedete che c'è totale mancanza di strumentazione, ma non per cattiveria, semplicemente perché loro non la utilizzano, o meglio, hanno dei densimetri. Ogni tot fanno delle analisi in modo che il prodotto sia buono, ovviamente, però ormai la capacità, la manualità e il savoir-faire che hanno permette di avere appunto questo distillato che esce dalla colonna tra un range appunto intorno agli 80 e 80 rotti gradi, massimo 85, 87 che sia, in base magari un po' alle variazioni di quanta legna ha messo o più, insomma, quindi del tipo di distillazione e la fermentazione che è avvenuta. E poi qui avviene semplicemente un brevissimo stoccaggio in un altri tre recipienti di cemento, quindi sempre tutto cemento, comunque sia, e poi, dopodiché, si va verso quello che è l'imbottigliamento. In questo caso l'esterificazione è, non dico marginale, perché quasi non c'è, perché l'altra cosa incredibile è quella che praticamente la distilleria, producendo così poco, o meglio, la produzione giornaliera dei due pot still in funzione è di circa 35 galloni di rum puro, cioè quindi di rum, diciamo, pronto al commercio, quindi vuol dire 130, 100, 150 litri al giorno, che equivale a 200-250 bottiglie che vengono messe in commercio leggermente diluite, tagliate con un po' d'acqua, perché la gradazione con cui River entra in commercio è quella di 75 ABV ed è il taglio classico. Ed è la bottiglia che voi vedete, quella che ha la banda rossa, quella con la scritta River in dorato e la banda rossa, Royal Grenadian Rum. E quella è la bottiglia che viene venduta, o meglio, che si commercializza sull'isola. E appunto, come ha sempre detto Gargano, appunto no, non fa in tempo a fare uno stoccaggio. Innanzitutto non esiste una botte. Loro poi, infatti. Non esiste una botte e non esiste un litro di invecchiamento. Attenzione. Ok? 90.000 bottiglie all'anno, fine, non c'è stock, non c'è niente di invecchiamento. La produzione annuale si aggira intorno a quello che sono 100, 110, 120.000 bottiglie annue più o meno. Se non ci sono intoppi, che c'è da risolvere qualche problema, da aggiustare qualcosa, che allora addirittura si blocca la produzione. E appunto i prodotti fatti sono due, o meglio tre. Partiamo da quello che non frega niente a nessuno, cioè loro imbottigliano anche un rum punch che viene fatto con quelle frutte rosse.
con quella frutta rossa che è, io ho messo quella foto, che la foto di destra, vedete quel bombolotto di plastica, tipo un premix, che non raccontiamo queste cose perché basta saperlo a chi c'era di quello che è successo in quelle notti in Granada, o chi magari ha visto dei video pubblicati nei miei profili Instagram o Facebook, appunto. E quindi viene fatto questo punch imbottigliato a 16 gradi alcolici, che è praticamente quello che bevono solo i bimbi, e poi dopo il prodotto principe è il River a 75 ABV, che è la bottiglia con la fascetta rossa, oppure la bottiglia, l'ultima che mi è rimasta, che è poco più di mezzo, vedete anche qua, che è il River, l'etichetta colorata, bellissima, dove c'è scritto il minimo indispensabile, ed è imbottigliato a 69 ABV, cioè la gradazione da ragazzi, ed è semplicemente la gradazione scelta 69 perché è il massimo consentito per poter vendere qualche bottiglia ai turisti, in modo che possa salire all'interno della stiva dell'aereo, non essere considerato materiale esplosivo e quindi essere confiscato e essere denunciati, per capirci. Quindi la versione turistica a 69. Ok, quindi cosa c'è? Forse sì. Beh, si poteva aggiungere che la diluizione avviene con acqua di sorgente, che anche questa è una cosa bella, ragazzi, non è che si diluisce sempre con acqua di sorgente, molto spesso si diluisce con l'acqua del cielo, ai Caraibi. L'acqua di sorgente è di una sorgente che si chiama Glenelg, che è sulla cima del Monte Kettering, quindi insomma è tutto, anche qui, tutto locale. Sì, no, praticamente è un... È incredibile perché praticamente si imbottiglia in maniera espressa, o meglio, man mano che arrivano le persone a comprare per il fabbisogno di quello che è l'isola, che è un fabbisogno che non si riesce a soddisfare, attenzione, quindi la distilleria non riesce neanche a produrre quello che è il fabbisogno richiesto dall'isola. Ok, quindi solo nelle zone, nelle parrocchie più vicine dove si trova la distilleria, riescono ad avere, diciamo, in maniera continua reverse, perché se no non se la fa. E infatti le bottiglie vengono riempite, chiuse, scatolate, vedete così, senza tante cura del packaging, e opla, e viene messo cartonato e via. Quindi questo è quello che avviene. Un'altra cosa molto simpatica di cui parlavamo prima, e per riattaccarmi a quello che era la domanda che mi faceva l'amico Jonathan, che era con me a visitare, appunto, è il babash. Lui ha nominato il babash. Il babash cos'è? È il distillato di contrabbando illegale che viene prodotto sull'isola, che prende il nome di babash o di Mountain Dew, non mi ricordo la traduzione in italiano cosa significa, però comunque insomma, babash, per tutti è babash. E siccome che la stessa distilleria Rivers, per ottimizzare e velocizzare la situazione, accoglie, o meglio, prende indietro i vuoti del proprio room, in modo che tu porti i vuoti, danno una sciacquata, riempiono, come andare a fare la ricarica del latte al distributore, e te lo porti via. Quindi questo è un'altra cosa in più. E appunto c'è la storia di questo babash che viene, è il distillato, diciamo, la loro grappa abusiva, no? Per fare un paragone con il nostro distillato locale, che però, cosa succede? Si è creato un problema nel corso degli anni, perché utilizzavano le bottiglie di Rivers, che per loro, a Granada, Rivers è un simbolo di qualità, è come dire Ferrari per noi è un simbolo di qualità, no? È indiscusso. Utilizzavano queste bottiglie e le riempivano di babash e poi le rivendevano come se fosse Rivers, alcuni furbetti. E quindi questo ha creato dei problemi, anche insomma, degli arresti, perché toccate tutto ma non andate a toccare il loro room, perché questa è una cosa molto importante. Quindi questo era per fare una simpatica nota per quello che riguarda il colore. Possiamo parlare del Jack Iron, che vabbè, tanto siamo nell'isola vicina, è sempre un altro rum che si vende lì a 69 gradi, è rum locale, anche quello non è esportato, si beve solo lì,
si fa anche in casa, si fa anche in moonshine, quindi anche quello non è irregolare come il Vavash, però diciamo che è un rum domestico e te lo servono anche come accoglienza quando vai nelle case. Ma poi perché soprattutto c'è un'altra cosa da dire importante, che il Babash noi l'abbiamo comprato, o meglio io sono andato a comprarlo, l'ho assaggiato e il Babash crea veri e propri problemi, o meglio ti accorgi subito, io mi sono proprio accorto, anzi ho fatto un test visivo e immagino Matilde e Jonathan che ci stanno seguendo che se la ridono come dei pazzi in questo momento, perché proprio il taglio delle code, delle teste, comunque sia quello che sono oli di flemma sgradevoli, ma soprattutto anche il passaggio di metanolo all'interno del distillato c'è e come. E quindi proprio l'assunzione e l'abuso può andare a creare i veri e propri problemi alla salute. E infatti per questo era scoppiato questo caso, questa problematica grossa legata alla denuncia di gente che imbottigliava il Babash con l'etichetta di Rivers, perché praticamente mettevano del metanolo in commercio e quindi facevano dei veri e propri danni. Quindi questo è il concetto base. Per fare una piccola overview su quello che mi chiedeva Gabriele all'inizio, quindi poi andando verso la chiusura, siamo stati molto più brevi. Adesso magari poi ci divertiamo con qualche domanda, però il succo dell'argomento lo abbiamo, penso, spiegato nel migliore dei modi. Per fare una overview su quello che sono le distillerie presenti su Grenada, o anche le etichette che possiamo trovare. Abbiamo, penso, parlato in tutto e per tutto di quello che poteva essere River. River noi lo troviamo nelle due bottiglie sull'isola, o meglio, in una bottiglia sola sull'isola, che è quella 75-69, quella che prendono i turisti e se la portano via, o magari se la bevono nel proprio albergo, o in piscina, o al mare, eccetera, eccetera. Abbiamo in questo momento in attività un'altra azienda che già è in perfetta attività, quindi mi riattacco al discorso di prima. Abbiamo un'azienda che è storica, nata nel 1935, che è la Grenada Sugar Factory, che poi è diventata Grenada Distillers Ltd. E anticamente lavorava anche lei in totale pot still, distillazione pot still, poi invece con il corso degli anni, o meglio, dal 73 circa, o degli anni 80, che è nato poi il suo marchio più famoso, che è Clark & Schurt, lavora in multicolonna totalmente, 100%, 100% melassa. E poi avevamo un altro grande prodotto che io non ho mai avuto la possibilità di assaggiare, e la prossima volta che vado a Grenada cercherò in tutti i modi di scovare una bottiglia, di riuscire a portarla a casa, che è il Dunfermline. Che era una piccola distilleria nata nel 1797, quindi poco dopo quella di River, quindi altamente storica. L'etichetta molto simile a quella di River, potete andare a trovare le foto dell'etichetta sempre se, eccolo lì, nel meraviglioso libro, il grande libro dei rum, dove trovate tutta la raccolta di distillerie e di etichette fatto dall'amico Davide Staffa. E appunto dicevo, il Dunfermline è anche quello, era un overproof bianco, se non erro, quello imbottigliato a 70 o 72 gradi, adesso non mi ricordo la gradazione. Gradi, però ha chiuso proprio nel 2003 anche lei, quindi trovare una bottiglia, ragazzi, è difficile Esatto, qua, eh. è un cimelio. Sì. Se non erro, ha chiuso forzatamente dopo vicissitudini legate nell'arco dei secoli, però poi effettivamente perché nel 2004 distrutta proprio dall'uragano Ivan. E faceva mi ricordo perché avevo studiato all'epoca per curiosità il Dunfermline Rum, quindi il classico bianco overproof, e faceva anche lo Spicy Jack, che ovviamente era la roba più turistica, perché su Grenada lo spicy chi cazzo lo beve, diciamocela chiara e tonda, sono abituati a bere determinate cose, ecco, punto loro. Mentre invece poi altro grande nome storico legato all'isola è quello di Westerhall. Westerhall era un'altra distilleria storica che adesso è solamente un impianto di imbottigliamento, e da circa una diecina, 15 anni c'è un tira e molla che apre, riapre, apre, non riapre. Ora sembra proprio che siamo per riaprire. Io, fino a non la vedo fumante, non ci credo. Comunque sia, una distilleria storica, anche quella nasceva nel 1800, mi sembra. Pot Sì, still, è
del 1800 ed era stata all'inizio, poi quando era nata Grenada Sugar Factory era stata annessa come, diciamo, come factory alla Grenada Sugar Factory, però è molto più antica. Esatto, esatto. Nata nel 1800 ed è andata avanti fino al 74-75 circa, e adesso fa da imbottigliatore indipendente, cioè compra da produzioni sull'isola, addirittura da alcuni rumors sembra che magari compra anche qualcosa da fuori, tipo da Trinidad o da altre zone anglofone, soprattutto da Trinidad, quindi da Angostura Limited Ltd., e fa questi blend e mette in commercio i propri rum. E poi, oltre a questo, c'è da dire un'altra chicca, quella che mi chiedevano all'inizio, e che è un'altra chicca che è legata appunto a un altro meraviglioso progetto, che è quello di una nuova distilleria. Anche lì, se andate a vedere, vi consiglio di andare a curiosare sul sito appunto della distilleria, si chiama Renegade, ed è una storia fantastica. Stiamo parlando di pot still, coffee still, un impianto completamente nuovo costruito da zero, dove poi accingeranno la canna da zucchero selezionata dalla Cane Co., quindi, come vi dicevamo prima, quindi le canne da zucchero della Cane Co. selezionate, e un progetto anche lì ecosostenibile. Una distilleria che ha iniziato, è fumante da un paio d'anni, dovrebbe esserci la prima release di prodotto invecchiato entro il 2021, quindi il primo slow-aged, o come lo chiameranno, non lo so, comunque un invecchiato che avrà 2 o 3 anni di partenza per entrare sul mercato, spero anche qualche bianco, io sono soprattutto... Sarebbe interessante quello, perché hanno un bellissimo alambicco, hanno... Esatto, e... Questa Renegade Distillery, quindi renegaderum.com, se volete andare a curiosare sul sito, che anche il sito è fatto in maniera... Bellissimo il sito. Esatto, sì. Fighissimo. Questa Renegade, infatti gli ho scritto, infatti anche loro andremo proprio a visitarle, quindi questa anteprima, questa nuova chicca, questa distilleria, andremo a metterci gli occhi sopra. Come mi ricordava prima... non mi ricordo chi me lo ricordava, che l'ho letto nella chat al volo prima, mi parlavano che il proprietario del Renegade è uno dei coproprietari di Lavic, eccetera, eccetera. Non la vedo né come negativa né come positiva la cosa, la vedo semplicemente che sono professionisti, hanno fatto uno studio fantastico, e quindi potrebbe essere un ulteriore progetto bello, reale, di rum di qualità che entra nel mercato. Quindi questo è quindi quello che sarà il panorama anche del prossimo viaggio a Grenada, che andremo a fare l'anno prossimo. Per chiudere con quello che è la comunicazione ufficiale di questa serata, e poi dopo c'è qualcuno ha da fare qualche domanda, visto che comunque siamo ancora in tantissimi, ben oltre le 100 presenze ancora collegate, dopo siamo un'ora e tre quarti, però siamo più corti dell'altra volta, stiamo reggendo bene, Anna, stiamo... Stiamo andando bene. E il Rum River arriverà mai in Italia? Sì, no, qualcuno lo può vendere? Allora, grazie al grande operato di Luca Gargano e di Velier, io ho parlato con Luca proprio la settimana scorsa riguardo io sapevo già le informazioni, però ho parlato con Luca per sapere se potevo dirle ad alta voce, dirle pubblicamente, lui mi ha dato il via libera. E quindi proprio dopo un corteggiamento lungo e estenuante di 17 anni Luca Gargano e quindi Velier avrà l'esclusiva di poter commercializzare un piccolo stock, si parla di 1000-1200 bottiglie massimo, che arriveranno a breve ma non si sa ancora quando, quindi di Rum Rivers, quindi abbiamo questo meraviglioso rum bianco tradizionale che arriverà anche nel mercato italiano esclusiva per Velier, e sembra che, da come mi ha detto Luca, che molto probabilmente ha strappato questo sì grazie anche al lavoro e all'opera che hanno fatto, o meglio che ha fatto il capo, quindi Gian Vittorio Capovilla, perché proprio con le ultime problematiche che c'era stato a un pot still della distilleria,
Capovilla è intervenuto grazie alla sua sapienza, alla sua conoscenza, quindi ha sistemato, da buon meccanico come è poi nella sua prima vita, ha sistemato questo pod stile, quindi è ripartito, è ripreso in funzionamento, quindi ha ottimizzato anche il funzionamento degli apparecchi di distillazione, e quindi sì, è ufficiale, arriveranno un tot di bottiglie, non parlatemi di prezzo perché non ne ho la più pallida idea di quello che potrà essere, ma soprattutto anche Luca non sa ancora precisamente quando arriveranno. 1200 bottiglie dureranno una guazza. Durerà una guazza, quindi questo è. Io penso che abbiamo veramente, veramente detto quasi tutto. Anzi, abbiamo detto tutto. Dai. Giusto, Anna? Ma più di così non so cosa aggiungere. Onestamente, forse boh, su Granada Distillers, ma altre cose interessanti. Hanno fatto tanti imbottigliamenti loro, anche per le altre piccole distillerie. Sono diventati un po'... E hanno tanti barili in invecchiamento, tanti barili vecchi. Questo è interessante di Granada Distillers, eh? Hanno roba che risale agli anni 70-80 ancora giù. Non so se verranno mai imbottigliati, Questo resterà un mistero. E loro usano delle colonne nuove, le colonne John Doe mi sembra degli anni 80, quindi producono la grandissima, invecchiano. Esatto, diciamo che, scusate, mi è venuto un singhiozzo, mi è andato attraverso un goccio di Rivers. Il bello vale. Il corso mi è andato attraverso. Diciamo che il 99% dei rum di imbottigliatori indipendenti che trovate in commercio come Grenada, come indicazione geografica di origine di Grenada, è Grenada Distillers, quindi Clarkport, quasi nella totalità dei casi. Anche loro si sono incendiati comunque durante l'uragano, hanno avuto lo stesso problema che ha avuto poi Dunfermline, che ha chiuso, però loro chiaramente hanno avuto meno, diciamo, meno impatto. Oggi si sono praticamente decuplicati, quindi tanto per dire. Per dirvi, scusate il singhiozzo, ma è bello della diretta, ragazzi. Per dirvi una particolarità bellissima, vedete, questa è la mia bottiglia di Rivers. Ovviamente non potete vederlo, ma proprio per l'artigianalità dell'imbottigliamento io ne sono gelosissimo, perché in questa bottiglia che io ho comprato mi ci è andata a finire dentro, anche quando hanno imbottigliato, una formichina. Ed è la formica a cui io sono più affezionato, non si vede, ma forse si vede, qua. Vedete il pallino nero, è una formichina, io ne sono affezionatissimo perché è la mia formichina sotto room. Singhiozzo incredibile. abbiate pazienza, ma non si può singhiozzare con Uber, dai. Sarà l'emozione della diretta. Sì, è l'emozione di Grenada. Una cosa che mi hanno chiesto per dare due nozioni ovviamente di degustazione. Allora, il prodotto è un prodotto non per tutti, sicuramente non potete trovare l'eleganza e l'armonia di magari di grandi agricol bianchi, ecco, io parlando subito di prodotti non invecchiati, per andare a fare un paragone. In questo caso ricorda molto quello che è il funk logo, l'esuberanza dei rum bianchi giamaicani, forse l'esempio più vicino, anche se però questo è un'altra cosa. Nella sala, quando metti un goccio nel bicchiere, veramente è un abre magica room, quindi una grande forza aromatica, grande componente di esteri. E... A metà tra quello, forse, è un Clairin tipo Le Rocher, per dire. Allora, rispetto ai Clairin, che vengono comunque tutti distillati da puro succo di canna, quindi hanno, scusate, avete pazienza, hanno un componente di sentori primari legati quindi al succo, al puro succo, ma anche a una fermentazione magari diversa rispetto a questo, i Clairin hanno una fascia aromatica diversa, cioè più erbaceo, più magari più mentolato, più caratteristiche balsamiche. Qua c'è una salinità, una pepatura molto marcata, c'è della salamoia,
C'è già della frutta bianca, c'è frutta tropicale in extra maturazione, quasi la sensazione quasi dell'ananas quando è proprio borderline, che ha già quella leggera acidità di extra maturazione. Sì. In bocca è un'esplosione gigantesca, è lungo, è dirompente, comunque sia l'alcol, la sua esplosione è armonica e giusta. Ed è assolutamente un viaggio, un rum che nel bene o nel male comunque sia è unico, assolutamente unico, un prodotto unico che vale la pena di assaggiare, anche se poi magari non sarà nelle vostre corde, però comunque sia un prodotto, senza stare a raccontare tanto, sento questo, sento quell'altro, va assaggiato perché è unico, e questo è un dato empirico e oggettivo. Poi si è visto comunque da quello che abbiamo raccontato già della sua produzione. Massimo mi scriveva prima proprio che gli ricorda la distilleria di Levi di una volta, quindi comunque sia, si entra anche nel concetto comunque di cose veramente particolari e che sono imparagonabili. Questo è. Prima dicevo le Rocher, Marco, perché è l'unico Clairin che è da sciroppo, e un po' me lo ricorda, ha quel tono lì di, diciamo, di frutta matura, tropicale matura, ma stramatura, che va verso, diciamo, il troppo maturo. Quindi ha questa cosa qua. Beh, gli altri Clairin sono diversissimi, ma quello lì è quasi giamaicano, quindi ha questo tono. Comunque sì, speriamo che arrivi e che possiate assaggiarlo, il più possibile di voi possa assaggiarlo, perché è un rum unico, e a parte quello è come, diciamo, un salto all'indietro nella storia, alla fine non capita tutti i giorni. Sì, no, quello della sua unicità è una cosa assolutamente scontata, ecco. Non voglio più ribadirlo, però insomma, dalle foto, dal modo di produzione, dalla tipologia di fermentazione comunque, si va in una cosa veramente che non è meravigliosamente inclassificabile con altre, ecco, fa una storia a sé. Allora, per chiudere ufficialmente, poi magari rispondiamo a qualche domanda, facciamo le due chiacchiere di fine corsa, il prossimo appuntamento, anche se è completamente sold out su quello che riguarda Anna come presentatrice, dicelo pure tu, perché comunque non fa male dirlo. Ah sì, lunedì Pasquetta, lunedì sera parliamo di Haussé Martinique e Trois Rivières, in particolare come distilleria, per fare un drill down, però la cosa principale è parlare proprio di Martinica, delle novità e dell'Haussé. Interverranno due ospiti che spero riescano a collegarsi senza problemi, che sono Daniel Baudin, che è il maître déchet di Trois Rivières, e Virginie Pouqueville, che è responsabile qualità di Lamonie. Sapete che Lamonie e Trois Rivières sono la stessa azienda, sostanzialmente lavorano insieme. E sperando appunto che il collegamento dai Caraibi tenga, però insomma cerchiamo magari di fargli qualche domanda e di capire un po' il funzionamento delle cose, e io vi faccio un bel, visto che sono riuscita ad andare in Martinica prima che il mondo si rovesciasse, vi faccio comunque una bella introduzione sulla Haussé. Ok, perfetto, grazie mille Anna. Va bene, è così, non riesco a far passare questo singhiozzo. Rimarrà una cosa unica come River Antoine in questa serata. Un altro appuntamento, che un'altra nuova iniziativa pazza delle vie del Rum, è quella legata a una, diciamo, trasmissione ironica che andrà in diretta Facebook sul mio canale YouTube, che sarà quella legata, o meglio, ribattezzata come il salotto delle vie del Rum. La prima puntata di questo verrà, poi ovviamente comunicherò nei prossimi giorni l'orario e gli ospiti che avrò, o meglio le ospiti, perché avrò in diretta streaming simultanea, avrò tre ragazze, tre donne che fanno parte del mondo rum in Italia, e quindi parleremo di rum con loro. Quindi sarà appunto l'overture del salotto delle vie del rum, comunque sperando che
mi seguite nei social, chi non mi segue ancora comunque mi trovate facilmente con Marco Graziano di Video Room sia su Facebook che Instagram eccetera, avrete anche questa comunicazione. Ovviamente poi a brevissimo lancerò anche il prossimo seminario che è in lavorazione, quindi tramite la newsletter o i social avrete tutte le informazioni. Io siamo ancora sopra le 100 persone che ci seguono nonostante l'ora. Grazie ancora a tutti, grazie mille Anna e niente, quindi ufficialmente la messa è finita, andate in pace. Adesso se c'è ancora qualche domanda facciamo ancora qualche chiacchiera con chi è rimasto e soprattutto buona quarantena, buona Pasqua a tutti e ci vediamo presto. Pa, 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 pa. Vai, metto un po' te Anna che almeno rispondiamo alle domande, però almeno così non sentono. No, vediamo un po' che domande fanno, perché mi sono un po' persa, vediamo se c'è qualcosa di nuovo. Ta, ta, ta. Domanda, ma importano? Aspetta. Scappata. Allora, Daniele chiedeva quanto costa sull'isola. Sull'isola siamo intorno ai, mi sembra, 20 dollari, 18-20 dollari americani a bottiglia o qualcosina in meno. Comunque siamo su quella cifra lì. Non mi ricordo i dollari grenadini quanti erano, però siamo intorno ai a quella cifra lì di dollari americani. Alessio mi chiedeva quello che sarà importato, ovviamente sarà 69, penso. Non ci sarebbe, perché già quello a 69 fa il suo dovere, lo fa alla grande. Luca nella conferenza stampa ha fatto vedere quella bottiglia, quindi sarà quella che verrà importata sicuramente. Un po'. Eh sì, peccato, quello da 75 è più interessante, giusto? Allora, Angelo chiedeva appunto la differenza tra il Clarin Rocher, molto buono, ma anche se differente perché Martinica come la Perle, la Perle è totalmente una cosa totalmente... La Perle è un agricole, è distillato in postil, ma è un agricole, attenzione. Non la Rocher, perché l'alambicco è buono. Sì, perché hanno uno Charentais loro e quindi la Osé Martinique impone la Colon Creole, quindi ahimè è fuori a Osé solo per quel motivo. Loro hanno importato uno Charentais e stanno lavorando con quello, danno degli ottimi risultati, i loro rum sono aromaticissimi, però è un'altra storia rispetto a River e anche un'altra storia rispetto al Clarin Rocher. Il Clarin Rocher è distillato in pot still, è da sciroppo di canna fermentato con lieviti selvaggi, ricorda a tratti il profilo di un giamaicano, anzi è quasi giamaicano, è più giamaicano dei Clarin, diciamo, e ricorda a tratti qualche nota di River che è nota di fermentazione. Quindi poi il pot still è un buon narratore, se la fermentazione è stata lunga racconta tutte quelle note di frutta che sono uscite da una fermentazione lunga con lieviti spontanei. Ok, c'era una domanda interessante di Luciano, spero che sia sempre Luciano Normino che sia sempre in linea. Mi diceva come avviene il frazionamento delle teste e delle code. Allora, non avviene come l'ha scritto tu, cioè mandiamo velocemente la slide per farti vedere. Eccola qua. Ovviamente il frazionamento delle teste e le code, cioè il taglio da testa, cuore, coda, avviene all'uscita del reflusso, perché la distillazione discontinua, quindi questo è un pot still discontinuo, è una distillazione in base al tempo, cioè in base al tempo che trascorre io all'uscita del mio diciamo colonna di reflusso, in base al tempo avrò prima mi escono le teste, poi mi esce il cuore, poi mi esce la coda eccetera, e quindi viene fatta una divisione all'uscita dopo il D in base al tempo. Il B e il C, cioè le due storte, servono esclusivamente per ridistillare, cioè o meglio per rettificare la mia distillazione discontinua, cioè il mio pot still. Ok? Spero
ho cercato di essere il più semplice possibile, Luciano. E poi la cuffia storta è molto utile perché ti evita di ricaricare il macchinario con il VEN della prima cotta, attenzione, quindi la doppia storta è anche intelligente come sistema. Assolutamente, assolutamente. Distillazione in maniera fondamentale. Ti è passato il singhiozzo? Per niente, mi sta peggiorando, non mi è mai successo un singhiozzo così in vita mia, ragazzi, è molto viva anche questa. La nostalgia a parlare troppo di Grenada mi è venuta la nostalgia. Allora vediamo, c'è qualche altra domanda carina di qualcuno che è ancora in linea, volentieri. Momento singhiozzo numero uno. Vabbè, ciao Alessio, buonanotte. Allora Daniele chiedeva: le fermentazioni sono selvagge, il prodotto sarà sempre diverso? Assolutamente sì, sono fermentazioni spontanee e quindi non avremo mai la possibilità di avere un batch di fermentazione controllato, meglio ripetibile rispetto agli altri, perché i lieviti non sono quelli controllati e selezionati da noi, ma sono lieviti dell'ambiente, selvaggi. Quindi ogni fermentazione avrà una vita propria e una propria unicità al fermentato che si crea, e quindi una propria unicità il fermentato finale. Alice chiedeva, esatto, rispondi tu. Sì, allora lo dico per tutti, il webinar di lunedì sera è Whisky Club Italia, quindi se avete intenzione di iscrivervi, se ci sono ancora posti, ma comunque facciamo il possibile, potete scrivere a serenella@whiskyclub.it. Andrea chiedeva se il distillato viene bevuto liscio oppure c'è qualche bevanda tipica. Allora, il consumo ideale è quello liscio, o meglio, mi bevo, i granadini fanno questo, mi bevo una birretta e la birretta la inizio o la intervallo con degli sciottini di Rivers, oppure mi prendo il mio sciottino di Rivers, lo posso allungare con un sodato, diciamo, cioè, una semi, adesso poi Jonathan qui può venirmi in aiuto se c'è ancora, perché l'avevamo bevuto insieme in un baretto tipico proprio a St. George, c'è una ginger beer, una ginger ale tipica, dove loro aggiungi questo sodato sempre senza ghiaccio con un'abbondante dose di river, quindi un po' il concetto del gbeting giamaicano, e vai con Dio. Però anche qua il consumo liscio è molto molto amato. Andrea, bella questa domanda. Sì, perché comunque ogni isoletta ha la sua ricetta. C'è qualcos'altro? Fammi vedere. Massimo ha scritto una cosa interessante. Sì, Massimo, è già stata inventata perché è già brevettata da me quella cosa che mi hai detto, non la posso dire in pubblico, ma è già in partenza. Come mai Matilde non ha fatto domande? Insomma, era presente perché io vedevo che scriveva, però. Sì, Meg, c'hai ragione, ti ho letto. Ciao, Meg, un bacione. Ma io direi che ci siamo, dai. Toc. Allora, anche semplicemente di agronomia, no, questa qua è quella di Nick prima, Alessio Peroni. La distilleria dove fanno il Clairin è ancora più spartana di questa? Sì, cioè nel senso che è più piccola, è una cosa veramente stanza con pot still, pot still che in realtà sono veramente pentola. Normalmente il tank di fermentazione è un lattone della benzina e normalmente ci sono galline che girano attorno, quindi vabbè. I lieviti sono selvaggi a dir poco. Quindi sì, ambiente comunque molto rustico, ancora più piccolo e ancora più, diciamo, più spartano. Quindi è andato tre volte. Marco, non morire, per favore, che ci servi. Allora, dico pubblicamente che è il più grande attacco di singhiozzo che ho mai avuto in vita mia, e lo abbiamo vissuto, tutti insieme l'abbiamo vissuto.
Allora, una curiosità, quanto influiscono i vari tipi di cane utilizzati? Ultima domanda, poi almeno salutiamo Alice. Bella. Allora, sinceramente non saprei darti una risposta empirica, perché comunque sia il loro concetto di canna da zucchero è quello di avere una canna ottimale che produce un ottimo livello di Brix e quindi che ha un livello di saccarosio, quindi una concentrazione buona per quello che poi dopo è la fermentazione alcolica degli zuccheri semplici. E penso che soprattutto in una realtà come Rivers, quest'ottica di utilizzare una monovarietà, di andare a lavorare più su una canna anziché su un'altra, come avete visto anche dalle foto, è una cosa che non gli è mai passata per la testa. E questo ci metto la mano sul fuoco, ragazzi. Probabilmente all'inizio non sapevano nemmeno loro quali qualità di canne avessero a disposizione. Adesso che c'è questo istituto si è potuto studiare, diciamo, l'impatto delle varie tipologie, però prima quei 15 ettari erano coltivati a quello che c'era, ecco. Esatto. Con l'avvento di questa straordinaria Cane & Co. cooperativa è iniziato un vero e proprio studio, quindi un lavoro bellissimo. Ragazzi, Anna, grazie mille per il tuo tempo, soprattutto per tutte le prove che abbiamo fatto, perché tutti i problemi di connessione che abbiamo avuto, infatti purtroppo non abbiamo avuto la possibilità di cospitare anche mio fratellone Leonardo Pinto. Buona Pasqua, Leo. Sì, buona Pasqua. Ragazzi, chi non mi segue ancora, spero che iniziate a seguirmi in un modo o nell'altro, nei vari canali che preferite. Avrete presto mie notizie sulle nuove avventure di questa quarantena targata Le Vie del Rum. Ciao a tutti, di nuovo buona Pasqua, alla prossima, lungo Ciao. Le Vie del Rum.